Ed eccoci qui, buongiorno. Come dicevo ieri, le date non si fanno apposta. Quindi è uscito un decreto, ne abbiamo la certezza stamattina, perciò fino al 15 marzo certamente non si faranno spettacoli. Anche perché cioè, si potevano fare solo se in teatro lasciavi un metro l'uno dall'altro, perché è impossibile, visto che avevamo già venduto tutti i biglietti, quindi i teatri sono pieni e non è possibile far questo. Detto ciò, perciò, stasera Piombino non si fa, domani avevamo La Spezia, non si farà, niente Livorno, e lunedì niente Firenze, nemmeno la settimana prossima le due di Asti. Ora, da oggi cercherò di sentire tutti i teatri in questi giorni per cercare almeno di spostare quando e dove si potrà, almeno tra maggio e giugno, perché ad aprile non puoi prenderti impegni, perché non sai come andrà a finire. Cercate di... mi dispiace un sacco, ma chiaramente non dipende da me. Questo, cioè, penso che lo spettacolo sia l'ultimo dei problemi, anche perché ieri in centro a Milano veramente sono andato a mangiare, eravamo in tre, in un ristorante dove di solito non riesci a entrare, quindi è molto più complicato del previsto. Detto questo, pensavo, no, al video che ho messo ieri e a qualcuno che mi ha rotto le palle, perché è giusto rompere le palle, perché ai social devi rompere le palle. Tipo, non si scherza su questa cosa. No, invece si scherza, perché si scherza su tutto, capisci? Il problema qual è? Che finché era in Cina, qui non fregava un cazzo quasi a nessuno e tutti facevano le battute. Perché quando aprivi i social c'erano le GIF, i meme, le GIF, i GIF, come cazzo si chiamano, i meme, tutte quelle robe lì, tutti ridevamo, no? Ma quando tocca a te, ti si stringe e allora non devi più ridere. Invece no, mi dispiace. Io ti posso piacere oppure no, ma è il mio ruolo e a me non interessa. Si ride su tutto, perché altrimenti devi smettere di fare battute sull'infarto, sulle persone che affogano, sulla morte non si possono fare battute. Certo che si possono fare battute, è solo una battuta, ok? Il problema qual è? Il problema è che c'è una fetta della società veramente rompicoglioni. E chi sono? Sono quelli della mia età, un po' più giovani, cioè tra i 38 e i 46, io ci sono dentro la grande perché ne ho 44, penso che questi siano i più grandi scassaminchia della società oggi. Sono quelli che rompono le palle a quelli più grandi perché gli hanno lasciato il mondo di merda, secondo loro. Sono quelli che rompono le palle ai ragazzi, perché i ragazzi oggi, raga, questi sono i giovani che vogliamo. Ma perché? Credete che loro sono questi i genitori che vogliono? Basta rompere le palle, è solo una battuta. Ok, cerchiamo di godercela, perché il coronavirus insegna, il tempo che ci resta non è tantissimo, un po' più di leggerezza, soprattutto, devo dire la verità, se ci sono, ti faccio un esempio, mi attaccano in 10, 8 sono donne, una roba incredibile, io non capisco la donna che cos'ha in più, cioè, come, porca miseria, ma perché le donne sono sempre più incazzate di noi? Cioè, qual è il problema? Non riesco a capire. Non... Ora non faccio battute su niente, perché se fai una battuta, questi qua, magari poi adesso i gruppi, qua fanno un gruppo WhatsApp su di me, che altro che il gruppo WhatsApp di scuola. Ah, amici miei, che periodaccio. Comunque, se avete sintomi, non uscite, non abbracciatevi, non salutate. Ah, non devo fare umorismo su questa cosa. Invece sì, perché da oggi niente più selfie. Quando vedi qualcuno per strada non puoi, perché devi tenere un metro di distanza, ma attento come alzi il braccio, perché sennò sei un fascista. Cioè, se tu tieni, cioè, va tenuto così, no, neanche, perché sei un comunista. Quindi fai così, tieni così, perché devi stare a un metro di distanza. Che bello è. Rilasceranno un sacco di rapporti finalmente. Un metro di distanza l'uno dall'altro. Cioè, se hai sintomi, non prendere la macchina e vai giù. Cioè, se sei del nord, no? Perché il problema reale siamo noi, amici del nord. Se sei del nord, non prendi la macchina e vai giù. Dove cazzo vai? Se hai sintomi, non vai. Ti chiudi in casa. Quarantena, che sarebbe 40, però quattordicena, che sono 14. Molto complicato ancora. Non si possono fare battute su questo. Lo sai che non si possono fare battute su questo? Madonna, che pesantezza. Godetevela, davvero lo dico. Godiamocela un po' di più. Facciamocela analizzare. Ho letto una roba di ieri pomeriggio bellissima che ho scritto. Giuseppe Conte dice: domani le scuole saranno chiuperte. Fa ridere. Magrasi, chiuse, aperte, chiuperte. Io credo che l'Italia passi un momento non facile, va bene, però sempre con ilarità. Ridiamo, godiamoci. Godiamocela, amici, che il tempo è lì che ci aspetta. Ora qualcuno dirà: non ti scherza con la gente che non scherza! Che droga.
Io pensavo di essere esaurito, però davvero, minchia, veramente. Comunque, un saluto a tutti e basta, ci riaggiorniamo. Quindi, a posto, finito tutto. Va bene? Se vi serve un tato per i bambini, potete chiamarmi. Io, quei piccoli verdosetti lì, mi stanno che simpatici, cioè mi ci diverto. Dico però merdosetti, ma sì. Sono offensivo, ma sai cosa mi dicevano quando ero piccolo a me? Questo, e sono cresciuto così. Quindi, qual è il problema? Buona giornata a tutti. Viva l'Italia. Viva tutto e viva me. La vera domanda è un'altra, amici. Noi siamo qua a ridere, a scherzare. Ma la domanda, l'unica, che dovremmo farci è... Dove minchia è? Buco. Buona giornata, ciao. Non mi incazzate troppo. Va bene, amiche.